Nazionale Magistrati contro All Stars, un amichevole di basket al Paladi di Cremona per non dimenticare. Per non dimenticare le vittime della mafia e il concetto di legalità. Un evento di beneficenza, quello di oggi pomeriggio, a cui hanno partecipato grandi nomi dello sport e del giornalismo. Sì, mi hanno chiesto di giocare, ma non ho più l'età per farlo, perché le idee vanno molto più veloci delle gambe. Voglio fare una cosa, ma non ci riesco, poi non mi alleno mai. Ma sai, queste giornate sono utili perché in Italia, un po' nel mondo, ma soprattutto in Italia, abbiamo la memoria molto corta. Ci dimentichiamo delle cose fondamentali, delle cose che hanno segnato la nostra storia. E per noi stessi, per rinfrescare la nostra memoria, ma soprattutto per i più giovani, perché sappiano di cosa si tratta, dei magistrati, del lavoro che fanno loro. Il senso della partita è che stamattina alle 11 eravamo in centro a Cremona, in un palazzo, in una sala con dentro 200-300 studenti, e a questi 200-300 studenti i magistrati hanno cercato di trasmettere qual è il senso della legalità, che visto così o visto in maniera cattedratica è un concetto impossibile da rendere. Penso che loro siano in grado di renderlo, e anche dimostrando che si può giocare a pallacanestro o a una cosa simile alla pallacanestro, scendendo in mezzo alla gente, perché non è una questione che riguarda loro e noi staccati a fare il tifo, riguarda tutti assieme, altrimenti non verrà mai risolto. Presenti tra gli altri anche il procuratore della Repubblica di Caltanissetta Sergio Lari e il consigliere della Corte d'Appello di Palermo Mario Conte, per non dimenticare e per diffondere uno sport nato da una costola del basket, il Baskin, in realtà nata a Cremona e divenuta nazionale in pochi anni, che mette insieme nella stessa squadra, nello stesso campo di gioco, giocatori abili e diversamente abili. Nei miei 6 anni che ho passato qui a Cremona ho avuto modo di apprezzarlo, di vederlo dal vivo. In effetti è uno sport molto appassionante, soprattutto che riesce a far giocare, uno dei, forse degli unici, forse l'unico sport a far giocare sullo stesso campo di pallacanestro normodotati con giocatori che hanno delle disabilità, e di conseguenza penso che sia una cosa molto affascinante, molto stimolante e molto interessante, sia da vedere che poi da praticare. L'incasso verrà devoluto a questa associazione, così ha deciso Giorgio Gandolfi, giornalista PR e scrittore, nonché organizzatore dell'evento. Da un lato la raccolta dei fondi che vanno a Baskin, quindi sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto sociale, e dall'altro diffondere la parola della legalità, tutto quello che è legato alla legalità, alla lotta alla criminalità organizzata e non. Quindi sono due messaggi assolutamente fantastici che loro hanno lanciato, con un'umanità dal punto di vista loro, una disponibilità assolutamente incredibile. Una festa fatta di canestri, di vecchi amici e di musica, presentata da Andrea Marchesi di Radio DJ e cremonese Doc e Frankie High Energy MC, intervallata dalla musica e il ritmo dei Clap Clap, gruppo di giovanissimi batteristi cremonesi messi insieme da Max Vedani per uno spettacolo unico nel suo genere.